Ciao a tutti e ben ritrovati. Iniziamo l'argomento, come preannunciato, delle equazioni frazionali, dette anche equazioni fratte, che si suddividono in due grandi tronconi. Intanto vediamo di capire quali sono le equazioni frazionali, dette anche fratte. Le equazioni fratte, abbiamo visto quando abbiamo parlato, abbiamo dato una classificazione delle equazioni, sono quelle equazioni che presentano l'incognita x al denominatore, espresso sotto forma di che si può trovare lì come binomi, monomi, polinomi, no? Almeno una volta, oltre che naturalmente anche al numeratore. Quindi le equazioni fratte, attenzione, sono equazioni che presentano la variabile x, l'incognita x o l'incognita dell'equazione, che può essere anche la y, non so, o a z, insomma, vedete voi, deve stare al denominatore. Suddivido in due tipi, evidentemente. Le numeriche fratte, quali sono? Sono quelle che presentano l'incognita naturalmente al denominatore, essendo fratte, e coefficienti interi o frazionali. Le equazioni letterali fratte, che invece sono quelle che, oltre a presentare coefficienti numerici, e chiaramente essendo fratte l'incognita al denominatore, presentano anche almeno una o più lettere, o al numeratore o anche al numeratore e anche al denominatore. Questa è la grande differenza. Come si risolvono? Allora, adesso vi scrivo i passaggi, gli step che dovete seguire per risolvere un'equazione fratta e poi vediamo naturalmente, iniziamo, partiamo con gli esempi. Punto 1. Determinare, beh, indovinate che cosa? Visto che le equazioni sono fratte, quindi ci sono dei monomi, binomi, polinomi al denominatore, dobbiamo determinare le condizioni di esistenza fondamentali e lasciarle lì, come si fa sostanzialmente nelle equazioni algebriche. Dopodiché, nelle frazioni algebriche, chiedo scusa, no? Dopodiché calcolare il minimo comune multiplo, cioè ridurre in pratica tutto allo stesso denominatore 3 in base al calcolo del minimo e multiplo, porre pari a 0 naturalmente il solo numeratore ottenuto, cioè mi spiego meglio, lo capirete, no? Calcoliamo le condizioni di esistenza, calcoliamo il minimo e il multiplo lo dividiamo per ciascun denominatore e il risultato ogni volta lo moltiplichiamo per i numeratori. Questo che viene al numeratore lo poniamo, porre pari a 0 solo il numeratore. Naturalmente il denominatore non può essere uguale a 0 perché l'abbiamo posto chiaramente diverso da 0. Punto 4. Trovare le soluzioni. Che evidentemente in questo caso correggo la soluzione perché se è chiaro. Parliamo di equazioni numeriche fratte o letterali fratte di primo grado, stiamo parlando di primo grado, è una soluzione sola. 5. Confrontare la radice, cioè la soluzione dell'equazione che abbiamo determinato, con le condizioni di esistenza. Per stabilire se tale soluzione è, vedo lo scrivo in nero, compatibile con le condizioni di esistenza. Avete capito, no? Quindi ripeto, prima cosa, determinare le condizioni di esistenza, cioè poniamo ogni denominatore presente diverso da 0. Quindi ci saranno degli x che dobbiamo escludere. Determiniamo il minimo comune multiplo e dividiamo il minimo comune multiplo prendiamo il minimo comune multiplo, lo dividiamo per ogni denominatore dell'equazione fratta. Il risultato lo moltiplichiamo per ciascun numeratore, ogni risultato. Tutto quello che abbiamo in numeratore lo poniamo pari a 0, troviamo la soluzione o eventualmente le soluzioni dell'equazione. A quel punto dobbiamo vedere se la soluzione trovata è compatibile con le condizioni di esistenza, cioè faccio l'esempio, abbiamo posto nelle condizioni di esistenza x diverso da meno 1,
Se noi troviamo nella, come soluzione, come radice dell'equazione, il valore x uguale a meno 1, lo dobbiamo scartare. Vuol dire che è impossibile la nostra equazione, cioè non ammette soluzioni, ovvero l'insieme delle soluzioni è vuoto, perché l'unica soluzione che abbiamo trovato, ovvero x uguale a meno 1, puta caso, evidentemente stiamo inventando, non è compatibile con il campo di stessa che ci dice che x non deve essere pari a meno 1. Comunque, in ogni caso, andiamo a partire con due o tre esempi di questo video e poi con una carrellata di esempi riguardanti per adesso le equazioni numeriche fratte. Partiamo. E iniziamo con qualche esempio riguardante appunto le equazioni numeriche fratte. 9 fratto x meno 2 è uguale a 3. Questo è un esempio tratto dal testo Algebra Blu 1 degli autori Massimo Bergamini, Anna Trifone e Castella Barozzi della Zanichelli. Iniziamo con questo facile esempio. 9 fratto x meno 2 è uguale a 3. Attenzione, come dobbiamo fare? Primo punto, condizioni di esistenza. La condizione di esistenza è naturalmente porre quell'unico denominatore presente, x meno 2, chiaramente diverso da 0, ovvero x diverso da 2. Che significa che se per caso nella soluzione ci viene x uguale 2, l'equazione è impossibile, perché x uguale 2 non è compatibile con questo che ci dice qua, perché la condizione di esistenza ci dice che x non deve essere, x può essere tutto tranne 2. Cosa facciamo? Minimo con ultimo, chiaramente x meno 2, cosa facciamo? Allora facciamo 9. Allora, quando calcoliamo il minimo con il multiplo, intanto andiamo a portare da, per la regola del trasporto lo possiamo fare, da destra a sinistra il 3. Quindi diventa, l'equazione diventa 9 fratto x meno 2 uguale a 3. Poi cosa facciamo? Naturalmente meno 3 uguale a 0, no? L'ho portato, ma poi non l'ho portato. Oh. L'ho provato per la regola del trasporto, lo porto a sinistra, quindi cambio di segno. Minimo comune multiplo x meno 2. Allora, quindi una bella linea di frazione dove c'è il minimo comune multiplo, qui c'è l'uguale a 0 naturalmente, che è questo x meno 2 fratto x meno 2 è 1 per 9, 9 x meno 2 diviso 1 fa x meno 2 per meno 3, meno 3 per x meno 2. In pratica, a questo punto, io cosa ho scritto qua? Che x meno 2 è diverso da 0, quindi è chiaro che lo andiamo a cancellare. E non si può anche non mettere, quindi lo si fa vedere, ma poi al prossimo passaggio lo si cancella. E quindi, come vi ho detto, si risolve solo il numeratore uguale a 0. Non fate l'errore di porre entrambi uguale a 0. Andreste a cozzare contro quello che avete scritto all'inizio nella condizione di esistenza. 9 meno 3 per x è meno 3x, meno 3 per meno 2 è 1 più 6, uguale a 0. Eccola la nostra equazioncina di primo grado nell'incognita x. Come vedete, andiamo a trovare la soluzione, lasciamo meno 3x a sinistra, sommiamo 9 più 6 che fa 15, che trasportiamo da sinistra a destra diventa meno 15. Per il secondo principio di equivalenza dividiamo ambo i membri per meno 3, meno 3 su meno 3 fa 1, 1 per x, x meno diviso meno più, 15 terzi è 5. Abbiamo ottenuto in definitiva che x è uguale a 5, che è la soluzione di questa equazione, perché vedete che è compatibile con le condizioni di esistenza. Vediamo questa equazione fatta banalissima, ma magari che qualcuno può, sulla quale qualcuno può trovare sicuramente delle eventuali difficoltà. 2x meno 8 fratto 3x quadro uguale a 0. Questo è un 8, Questo è un esercizio tratto dal testo che vi ho preannunciato, Algebra Blu 1, degli autori Bergamini, Trifone e Barozzi. Come si risolve? Beh, intanto, prima cosa sempre determinare la condizione di esistenza, che in questo caso è porre l'unico denominatore presente, ovvero 3x quadro diverso da 0. Cosa vuol dire 3x quadro diverso da 0? Vuol dire che 3 è sempre diverso da 0, x quadro diverso da 0 quando x è diverso da 0. Cosa facciamo poi dopo? Beh, abbiamo un solo denominatore, un solo numeratore, e poniamo il solo numeratore uguale a 0. Quando abbiamo lo 0 a destra è un'equazione fratta, tutta fratta, con un unico denominatore a sinistra, solo il numeratore deve essere posto uguale a 0. Trasportiamo per la regola del trasporto il meno 8 da sinistra a destra cambiandolo di segno, dividiamo ambo i membri per 2, 2 su 2 fa 1 per xx, 8 mezzi e 4, x uguale 4 è pertanto soluzione di questa equazione, perché vedete, è compatibile con la condizione di esistenza. Avete visto, attenzione, quindi se abbiamo un numero da questa parte come prima è diversa la situazione, se abbiamo 0 è ancora diversa, quindi non confondetevi, mi raccomando. Io questi esempi facili li faccio perché magari qualcuno può trovare difficoltà. Vediamo quest'altra. 6 fratto x meno 5 più
x fratto 5 meno x uguale 1. Bene, condizione di esistenza. Intanto, cosa vi ho insegnato? Qua abbiamo x meno 5, qua abbiamo un x meno 5 con un meno davanti, cioè un meno aperta la tonda x meno 5. Allora cosa facciamo? Questo lo scriviamo come meno aperta la tonda x meno 5, che è come dire 5 meno x. Questo meno lo mettiamo al posto del più, perché più per meno meno, e quindi questo diventa 6 fatto x meno 5 meno x fatto x meno 5, cosicché abbiamo lo stesso denominatore a sinistra. Dopodiché, condizione di esistenza, poniamo i due denominatori, che poi sono gli stessi, diversi da 0, quindi x diverso da 5 è la condizione di esistenza di questa equazione. Dopodiché trasportiamo l'1 per la regola del trasporto da destra a sinistra e diventa, cambia di segno, diventa meno 1, quindi abbiamo 6 fratto x meno 5 meno x fratto x meno 5 meno 1 uguale a 0. Minimo comune mutuo, che chiaramente è x meno 5, però prima possiamo, visto che queste due hanno lo stesso denominatore, sommare rispettivi algebricamente i rispettivi numeratori, cioè scrivere direttamente 6 meno x fratto x meno 5 meno 1 uguale a 0, no? Possiamo fare. Dopodiché, minimo comune mutuo è x meno 5, quindi cosa facciamo? Facciamo una bella linea di frazione con al denominatore il minimo comune mutuo, ovvero l'x meno 5, x meno 5 fratto x meno 5 è 1, per 6 meno x fa 6 meno x. Se x meno 5 diviso 1, questo è come se fosse meno 1 fratto 1, fa x meno 5, x meno 5 per 1 fa x meno 5, attenzione però col meno davanti, quindi meno x meno 5, tutto quanto uguale a 0. Ricordo che un'equazione fratta è 0 quando solo il suo numeratore è 0. Attenzione, ricordatelo ragazzi, ho visto qualcuno più di una volta porre anche il denominatore uguale a 0, e questo sarebbe un suicidio assoluto, visto che abbiamo posto all'inizio il denominatore diverso da 0. Quindi in pratica dobbiamo porre 6 meno x, qua cambiamo il segno, diventa meno x più 5 uguale a 0. A questo punto 6 più 5 fa 11, che trasportiamo per la regola del trasporto da sinistra a destra, diventa meno 11, quindi otteniamo un meno x che fa meno 2x uguale meno 11. Basta dividere ambedue i membri per il coefficiente meno 2, meno 2 su meno 2 fa 1 per x, x uguale meno su meno fa più 11 mezzi, che è una soluzione assolutamente compatibile, è l'unica soluzione della nostra equazione numerica fratta di primo grado, è soluzione perché è compatibile con la condizione di esistenza x diverso da 5. Vediamo l'ultimo esempio, per poi dopo iniziare una serie di video, ne faremo parecchi, di riepilogo su questo argomento, equazioni numeriche fratte di primo grado naturalmente. Leggiamo questo, un mezzo che moltiplica aperta la tonda 4 meno 1 fatto x, chiusa la tonda meno 6 uguale 3 fatto x. Domanda, è un'equazione numerica fratta? Risposta sì, perché abbiamo due volte la x situata al denominatore. Seconda cosa, uno dice, ma come faccio a determinare le condizioni di esistenza? Devo fare il primo e il minimo? No. Tutti i denominatori che voi vedete li dovete porre diversi da zero. Dove? Prendete un sistema, scriveteci E, come faccio io, e riportate in quel sistema tutti i denominatori e ciascuno lo ponete diverso da zero. Beh, in questo caso prendiamo il primo e lo poniamo diverso da zero, prendiamo il secondo e lo poniamo diverso da zero, è chiaro che è sempre lo stesso, quindi x diverso da zero è la condizione unica di esistenza della nostra equazione numerica fatta di primo grado. X diverso da zero significa che la soluzione non ci potrà venire 0. Chiedo scusa. Andiamo avanti e calcoliamo il minimo comune mutuo. Prima di farlo però moltiplichiamo. Un mezzo per 4 è un 4 mezzi. Più per meno meno, 1 per 1 1, 2 per x 2x, quindi meno 1 fatto 2x. Abbiamo un meno 6 uguale 3 fatto x. Cosa facciamo? Prendiamo quel 3 fratto x, lo trasportiamo per la regola del trasporto da destra a sinistra, scriviamo 4 mezzi e 2, meno 6 viene un meno 4, meno 1 fratto 2x, scriviamo meglio, 4 mezzi e 2, 2 meno 6 è un meno 4, meno, linea di frazione, 1 fratto 2x, meno 3 fratto x uguale a 0. Cosa ho fatto? Ho trasportato il 3 fratto x da destra a sinistra per la regola del trasporto e pertanto l'ho cambiato di segno. Minimo comune multiplo, chi è? Tra x e 2x è evidentemente 2x, linea di frazione grande,
sotto la quale mettiamo 2x, qua mettiamo uguale 0, 2x diviso 1 fa 2x, per meno 4 è un meno 8x. Quando sarete diventati bravi potete anche non mettere il denominatore. 2x diviso 2x fa 1, per meno 1 è un meno 1, 2x diviso x fa 2, 2 per meno 3 è meno 6. Questa è un'equazione fratta, con lo 0 a destra, un'equazione fratta è pari a 0 se e solo se il suo numeratore è pari a 0. Continuo a ripetervelo. E pertanto, sommiamo meno 8x, meno 1, meno 6 e meno 7, lo poniamo uguale a 0. Classica equazione di primo grado, numerica intera in forma normale. Lasciamo il meno 8x a sinistra, trasportiamo il meno 7 da sinistra a destra, pertanto per la regola del trasporto lo cambiamo di segno. Dividiamo ambedue membri per il coefficiente davanti alla x, ovvero per meno 8, lo possiamo fare. Meno 8 su meno 8 fa 1 per x, x più diviso meno meno. Otteniamo che x uguale meno 7 ottavi è la certa, sicura soluzione di quella equazione numerica fratta che abbiamo proposto, perché è compatibile con la condizione di esistenza x diversa da 0. Non perdetevi il prossimo video in poi, nel quale faremo tutti gli esercizi di riepilogo riguardanti le equazioni numeriche fratte. Ciao a tutti, alla prossima.